A Chieti torna il cinema e riparte con nuovo slancio. Ha riaperto, dopo soli 6 mesi di chiusura, la multisala del Megalò sotto la nuova gestione di UCI Italia, uno dei gruppi leader a livello globale nel settore. A disposizione degli amanti del grande schermo, 9 sale completamente digitalizzate e in grado di ospitare quasi 2.000 persone. La nuova proprietà ha fatto sapere che gli spazi verranno presto sottoposti a restyling. Nel frattempo, per festeggiare la riapertura, i biglietti d'ingresso avranno un prezzo speciale di 4,90 €, promozione che andrà avanti fino al 23 novembre. Soddisfatto l'assessore alla cultura Paolo De Cesare, che nei mesi passati si è attivato con grande determinazione nel tentativo di restituire la multisala alla città. Ma devo dire che c'è stato un impegno solerte da parte nostra nel compulsare il consorzio Megalò, il centro commerciale Megalò, e poi a loro volta i responsabili del centro commerciale ad avere delle interlocuzioni snelle e molto appunto poi di fatto efficaci con questo colosso che UCI Cinema, che è il più grande brand al mondo appunto di sale cinematografiche. Questo è un insediamento importante perché è il primo in Abruzzo per quanto riguarda il multiplex di Megalò. Cosa cambierà con questa nuova gestione sul piano dell'offerta? UCI Cinema ha deciso di investire, ha deciso, peraltro siamo in piena sintonia, in continuo contatto, di fare anche di mettere in campo un progetto di ammodernamento, di riqualificazione dello stesso cinema con impianti innovativi sia di proiezione sia di audio-video, e poi anche a livello proprio strutturale ci sarà un teatro molto più accogliente, molto più moderno, con nuovi servizi. Le novità per gli appassionati del grande schermo non finiscono qui, perché l'amministrazione teatina punta a restituire al centro storico di Chieti anche un altro gioiello, il Supercinema. Una ristrutturazione importantissima di quello che è il monosala cittadino, e sostanzialmente oltre una ristrutturazione ci sarà poi una gestione per tornare a avere delle proiezioni anche nel centro storico. Stime sulla tempistica? Allora, adesso siamo partiti con la progettazione. Una volta definita la progettazione, diciamo, si partirà subito con i lavori. Noi consideriamo che i tempi sono stretti anche perché sono fondi PNRR che devono essere al più presto rendicontati. Tutto deve essere terminato entro il 2026, ma noi contiamo assolutamente di farlo prima, perché lo vogliamo inaugurare, ci teniamo mantenendo la promessa elettorale. Il nostro mandato scade nel 2025, ma vogliamo dare una notizia positiva alla cittadinanza, speriamo e contiamo di addirittura inaugurarlo già nel 2024.